Buonasera a tutti, qui è Riccardo Cristiano da Spazio Certi Diritti su Liberi.tv. Questa sera in compagnia con noi ci sarà Alida Vismara e tratteremo un tema alquanto delicato e già dico sin da subito ci sono state delle polemiche su internet, sicuramente per il titolo che è abbastanza concreto. Uscire dall'omosessualità è possibile, o meglio, non è nemmeno questo il titolo. Perché si parla di cambiare orientamento sessuale. È stato forse un po' travisato, ma io lascerei subito la parola ad Alida Vismara, che comunque è una militante e che comunque ha molte cose da dirci in merito. Ed ecco la parola ad Alida Vismara, che comunque saluto a nome di Liberi.tv. Ciao Alida. Ciao, buonasera a tutti. Io ho preparato un testo per essere molto concisa e lasciare dopo la parola a Andrea, che è un ragazzo che farà la testimonianza. Perciò comincio subito a leggerlo, cronometrato 11 minuti, a parte gli inceppamenti che farò, cercate di seguire il senso, al massimo lo riguardate poi in differita, si chiama così. Sì, Comincio subito allora. Il cambiamento di orientamento sessuale. Parte scientifica e parte giuridica. Prima ricerca scientifica. La neuropsicofisiologia ha dimostrato che la sessualità è un'emozione che parte dalla mente e dà avvio a tutta una serie di effetti somatici come l'eccitamento, l'erezione, eccetera. Non è la sessualità che dà emozioni, ma il contrario. È essa stessa un'emozione, il più delle volte inconscia, che in seguito crea un cambiamento nel corpo. Ogni tipo di sessualità è racchiusa nella nostra mente. Come tutte le emozioni si formano già dai primi anni di vita e seguono la nostra crescita evolutiva, modificandosi anche nel tempo. Per questo lo psichiatra Stefan Klebsch, autore di Come diventare gay o etero, libro in lingua francese per il momento, dice: niente è più fluttuante delle nostre preferenze sessuali. Esse si evolvono e si affermano nel nostro sviluppo e non si tratta di bisessualità. Nessuno nasce omosessuale, e in verità nessuno è omosessuale, non è un modo di essere, ma un modo di percepire. Anche il termine eterosessuale venne inventato a metà del 1800 in opposizione al termine omosessuale. Prima non esistevano identificazioni vincolanti, appositamente costruite, erano solo i rapporti a distinguere, ma non le persone. La gente era libera di cambiare come voleva, poiché quello che blocca il cambiamento, oltre ai tantissimi motivi di insicurezze, paure, avvenimenti da cercare nel passato, sono delle frasi limitanti registrate nel nostro inconscio, come: è impossibile, ci vuole un miracolo, sono nato così, eccetera, che a volte sono esse stesse l'unica causa di impossibilità del cambiamento. E queste frasi sono state appositamente rafforzate dall'identificazione. Per questo chi ha interessi e sfrutta l'emozione omosessuale cerca in ogni modo di voler far identificare sempre prima e sempre più persone, convincendo in tutti i modi che non si cambia. Oltre alle terapie riparative esistenti, bisognerebbe aggiungere una conoscenza più approfondita su cosa è veramente la sessualità, sul funzionamento della mente e del cervello, sulle nuove tecniche già esistenti per deprogrammare le frasi limitanti, oltre a lezioni di psicologia quantistica per capire come creare nuovi circuiti neurali con la realtà desiderata. Più sarete correttamente informati, più sarà facile la strada verso il cambiamento, sempre solo per chi vuol cambiare. L'orientamento sessuale è il nome dato a un certo tipo di emozione. Se cambi il modo di percepire le emozioni, cambia anche l'orientamento sessuale. Le emozioni possono essere cambiate e le neuroscienze l'hanno dimostrato. Seconda ricerca scientifica. Al 101° congresso dell'APA di Chicago, uno studio dei ricercatori dell'Università del Michigan ha scoperto che la conformazione dei neuroni si modifica a seguito di stimoli che vanno ad agire sul nostro inconscio. Terza ricerca scientifica. Le conferme delle basi biologiche di psicoterapie sono decine,
Quello pubblicato nel 2009 su Scienza dall'Università di Stoccolma ha evidenziato come anche attività mentali del tutto normali possono cambiare la nostra struttura cerebrale. Queste tre ricerche scientifiche evidenziano chiaramente: 1. Che cos'è in realtà la sessualità e come si forma. 2. L'inconscio incide sulla mappa neurale modificandola e di conseguenza anche le nostre risposte emotive ai vari avvenimenti della vita vengono modificati. 3. Le psicoterapie con una mente che collabora modificano anche biologicamente organizzazioni neurali che hanno preso forma attraverso abitudini e comportamenti spesso automatici, che abbiamo imparato senza sceglierli, sotto l'impulso di pressioni esterne o avvenimenti della vita. Un bellissimo esempio è quello di Mr. Gay 2012. Non è mia intenzione giudicare la sua storia, già nota a tutti, ma spiegarne i trucchi della mente. Si è identificato gay a 14 anni, ha convissuto in relazioni omosessuali, ma poi si è innamorato di una donna. Anche l'amore è un'emozione identificata nel cervello, in un punto diverso di quella sessuale. Le due emozioni, alle quali si può sempre decidere se dare un seguito oppure no, si alimentano l'una con l'altra. Spinto dalle forti emozioni d'amore, con sogni, immagini e desideri, non è rimasto bloccato da quelle frasi limitanti inconsce, come capita spesso a chi segue le terapie riparative. È stato per lui più facile creare nuovi circuiti neurali con un'emozione eterosessuale, mentre le emozioni omosessuali, se non vengono continuamente alimentate con il pensiero, la masturbazione o la pornografia, pian piano si spengono fino a sparire, assieme all'anonimato di una nuova vita. La sua storia invece è nota, perché dopo 4 anni di fedeltà coniugale, complice forse anche la giovane età e la voglia inconscia di evasione, ma soprattutto collegato mentalmente all'idea di essere qualcosa di fisso e fisico, ha ristabilito i passati circuiti neurali e li ha seguiti. Quello che si pensa sia la propria natura, in realtà è solo la mente e i suoi collegamenti neurali che costruiamo e seguiamo in modo conscio e inconscio, confondendoli l'uno per l'altro. La mente può influenzare tutto il corpo, anche il sistema endocrino. Nel nostro gruppo c'è un ragazzo extrasgender che ha iniziato a crescergli la barba solo dopo aver capito ed essere cambiato, e un altro che dopo il cambiamento ha modificato anche la voce e la postura. Queste persone non nascono con degli ormoni già modificati, ma vengono influenzati dalla mente. L'assenza di psicoterapeuti specializzati in questo campo ha fatto in modo che alcune persone si improvvisassero psicoterapeuti, applicando ogni tipo di tortura e pratica insensata spacciata per terapie, rafforzando il falso pensiero che le terapie non funzionano e non servono. L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana tutela la salute fisica e psichica. Tutti hanno diritto a essere curati e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Uno psicoterapeuta che non accompagna una persona che lo richiede verso un obiettivo di benessere psicofisico in sintonia con la fisiologia del corpo umano viola l'articolo 32 della Costituzione, oltre a violare il codice deontologico degli psicologi stesso, che all'articolo 15 riporta l'attenzione al principio della tutela e della salvaguardia del benessere psicofisico del soggetto, per il quale non può né il medico, né il partito politico e nemmeno l'ideologia dominante decidere a priori se l'uso del retto, della bocca, dei genitali in modo non consono al loro scopo fisiologico possa provocare piacere o dolore, gioia o disgusto, e quale scopo e valore ha la sua sessualità e l'apparato riproduttivo per l'individuo stesso. Tutto questo è personale e inconfutabile per tutti, al di là di qualsiasi orientamento e ragionamento, basandoci solamente sull'anatomia del corpo umano e sulle sue funzioni. Nessuno psicoterapeuta dovrebbe far subire a priori, negando l'aiuto, dei rapporti non fisiologicamente in sintonia con l'anatomia del corpo umano
quando la persona stessa si sente lesa dai medesimi. Questo non ha niente a che vedere con l'omofobia interiorizzata, bensì con il diritto all'integrità fisica e le funzioni fisiologiche degli organi del corpo umano. Essendo questo un diritto anche a livello europeo, nella moderna Svezia, basandosi proprio su questi principi scientificamente innegabili, stanno costruendo una clinica che permette alle persone con orientamenti non eterosessuali di potervi accedere per rimuovere le interferenze coercitive e ritrovare emozioni eterosessuali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, come prese di posizione degli psicoterapeuti che limitano di fatto la libertà del cittadino e impediscono il pieno sviluppo della persona umana, limitando il diritto all'integrità fisica come scritto nei principi fondamentali della Costituzione all'articolo 3. Gli psicoterapeuti dovrebbero specializzarsi sempre più in questo campo, perché questo è il futuro. Consiglio a tutti i giovani che vogliono cambiare di guardarsi i filmati sulla psicologia quantistica di Alberto Lori, sulla fisica quantistica, leggere i libri del professor Joe Dispenza sulla mente e il cervello, i libri di biologia del professor Bruce Lipson e sulla neuropsicofisiologia sessuale, oltre tutti i tantissimi libri già esistenti sull'omosessualità e sul cambiamento scritti dagli ex gay. Trasformate la vostra vita in quello che volete essere, non in quello che credete di essere. Se non riuscite da soli, fatevi aiutare. Questo è un vostro diritto fondamentale per il quale siete stati defraudati. In più, ai motivi di salute fisica, ora è dimostrato che noi diventiamo neurologicamente ciò che pensiamo e la scienza sulla neuroplasticità l'ha confermato. Gli psicoterapeuti meglio informati lo sanno già. Il cambiamento è scientificamente possibile e le migliaia di testimonianze di ex gay e ex eterosessuali di tutto il mondo l'hanno sempre dimostrato. Ecco, adesso passo la linea subito a Andrea. Ma però guarda, se sì, no, Alida, allora il discorso è questo. Voglio spiegare subito ai nostri amici web ascoltatori che abbiamo preferito che tu leggessi, in quanto è la prima volta che parli in pubblico e sicuramente per te sarebbe stato complicato. Tutti i dati che tu hai dato, logicamente ti assumi tu le responsabilità di quello che dici, perché comunque sono dichiarazioni alquanto eclatanti e comunque condivisibili, non condivisibili. Io voglio soltanto porgerti una domanda, solo una, perché poi passerò subito la linea alla regia e daremo spazio ad Andrea, come dicevi tu, perché soltanto una domanda viene dalla chat che ti dicevo che c'è, ed è di un ragazzo che è un Nick e Levin, dice: quindi sulla base della Costituzione chiunque può fare la terapia che gli pare e il medico può fare tutto quello che vuole, il paziente anche, se ciò è contro le leggi sanitarie. Non è contro le leggi sanitarie, perché ci sono due verità. Una che hanno messo nuova, cioè che l'omosessualità non è una malattia, è normale, va bene, noi l'accettiamo. Però c'è un'altra verità, che la fisiologia del corpo umano ha una sua funzione, è scientificamente dimostrata e non si può negare. Allora una persona deve avere il diritto di decidere quale verità per lui è più vera, a quale vuole rinunciare, perché una delle due contrasta con l'altra. Se si vogliono fare venire due vere tutte e due, non si può. Perciò uno decide, non vai contro la legge. Perché io dico che per me è più importante il mio corpo, la mia fisiologia e il mio funzionamento, perciò io voglio cambiare, come scientificamente adesso è dimostrato che si può, le mie emozioni omosessuali. E un'altra persona può decidere liberamente: no, io voglio seguire le mie emozioni omosessuali, nessuno ha il diritto di cambiarmi, ed è giusto, perché non si può neanche cambiare una persona che non vuol cambiare. Perciò Alida, sono due scelte.
Quindi tu la poni sotto il profilo della scelta, della libertà. Della scienza. Una domanda, dopodiché passo subito la linea alla regia ad Andrea, perché sennò poi il tempo corre e non avremo possibilità, sì. Anche se, ribadisco, questa è soltanto una puntata. Alida ha voluto fare delle dichiarazioni, ha voluto parlare. Nella puntata successiva, se Alida vorrà e se altri ospiti vorranno intervenire, liberi.tv e Spazio Certi Diritti danno lo spazio a chiunque di poter dire la sua ed eventualmente controbattere. Comunque ti do soltanto quest'ultima domanda, che ne viene da un altro nick che si chiama Trimond. Dice: pensi che è uno sbaglio che lo Stato prenda cura del tema sessuale omosessuale, o dovrebbe essere qualcosa contenuta nella cultura da risolvere tra la gente? Sembrerebbe forse pericoloso che lo Stato protegga l'omosessualità. Cioè, lo Stato non deve proteggere, a me non fa niente se protegge l'omosessualità, nel senso che queste persone, è vero, soffrivano, a me va bene che lo protegge, in quel senso che non è giusto che vengano picchiati se loro vogliono seguire quella strada, io sono d'accordo, ma lo Stato deve proteggere anche chi vuole cambiare in linea alla scienza e alla sua fisiologia, perché uno non si cerca di essere omosessuale, capita e ci sono dei motivi, perciò una persona a quel punto che sente questa sensazione, ci sono due possibilità: può seguire la sensazione, può seguire il cambiamento, perché adesso è scientificamente provato che c'è, e lo Stato giustamente deve dare le due possibilità. Non è che deve proteggere nel senso che poi deve negare l'altra, come stanno facendo adesso, che gli psicoterapeuti prendono una posizione contro lo Stato, contro i diritti del cittadino, contro tutto, per seguire un'idea. È una verità che è diventata giusta, l'omosessualità, per alcuni, per chi la vuol condividere, però nello stesso tempo non è diventato sbagliato tutto quello che c'era già prima. Adesso voglio passare la linea a Andrea, perché sì, è perfetto. Alida, sei stata chiarissima, ti ringraziamo ancora del tuo contributo. E adesso, come dicevi tu poco fa, Donato Volpicella, la regia, passa la linea, ci agevola anzi la presenza di Andrea in trasmissione. Stiamo vedendo infatti caricare il suo video. Eccolo qui. Buonasera. Andrea, buonasera. Andrea, buonasera, benvenuto su Spazio Certi Diritti e su Liberi.tv, prima di tutto. Scatenando il dibattito, come era presumibile, sulla chat. Alida ha parlato, ha spiegato le motivazioni che la spingono a militare, insomma, a continuare il suo modo di fare. Adesso passiamo invece alla tua esperienza personale. Parlaci un po' tu di te, parlaci un po' della tua esperienza. Allora, io ho un passato da omosessuale, nel senso che ovviamente, come tante storie, se si leggono diverse storie, più o meno i passaggi sono sempre gli stessi, la cosa si ripete. Praticamente durante l'adolescenza o anche prima posso ricordare di aver cominciato ad avere degli impulsi sessuali verso altri uomini e verso ragazzi coetanei. E in una prima fase di enorme sofferenza nel vedere questa cosa che cresceva dentro di me e non capire come mai io mi sentissi diverso o mi comportassi in maniera diversa rispetto agli altri, con l'aiuto anche di amici, parlandone anche con i miei coetanei, decisi di abbracciare questa identità. Si è cominciati ad uscire, si è cominciati a frequentare i locali, perché erano gli unici posti dove poter trovare le persone come te, dove poterti sentire libero, e così ho cominciato la mia vita libera da preconcetti, pregiudizi. In famiglia lo sapevano, eri dichiarato, oppure era soltanto una questione, diciamo, di amicizia? No, sono passati degli anni prima che mi dichiarassi, ma praticamente quando mi fidanzai in maniera seria e ufficiale, decisi di dichiararmi alla mia famiglia, e era già cominciato comunque un processo di outing con i miei amici,
E poi nei diversi anni mi sono sempre dichiarato apertamente con i compagni di università, con gli amici, con chiunque. Frequentavo la famiglia del fidanzato e così via. Nel senso, io cercavo di vivere la mia omosessualità nella normalità. Non E qual è volevo. stata poi la molla che ha deciso invece di farti cambiare o comunque di abbandonare il tuo passato? È stato tutta una serie di cose, non c'è Sì. stato un solo momento, un solo evento o un solo pensiero. È stato un processo di una serie di pezzetti di un puzzle che poi si sono uniti e sono stati sicuramente il motore di questa ricerca è stata un senso di insoddisfazione, nel senso che potevo dire di essere abbastanza fortunato, nel senso non ero stato sbattuto fuori di casa, anche se incontravo delle difficoltà nella famiglia, ma nelle amicizie, in altre famiglie, non ho mai avuto nessuna difficoltà. Però continuavo ad avere sempre una specie di sensazione di vuoto, di mancanza. Io spesso quando ne parlo la figuravo come un ago che pungeva nel cuore. E allora questa insoddisfazione mi portava a chiedermi il perché, se c'erano delle scelte nella mia vita che avevano provocato qualcosa, perché io non riuscissi a sentirmi mai felice. E andai addirittura per almeno 2 anni da una psicologa per, come dire, cercare di scavare un po' nell'inconscio, come dire, nella mia vita. E questo mi ha aiutato molto nel rasserenarmi in certi campi, come erano le amicizie, come era la famiglia, come era il mio modo di relazionarmi verso gli altri. Non ho mai toccato in maniera specifica la questione omosessualità. E Nel finito frattempo tu questo. comunque continuavi a stare in coppia con il tuo compagno, oppure Esatto. poi l'avevi finita e Io sei sono stato rimasto. fidanzato per 4 anni e questo ragazzo aveva una sua casa, quindi c'era anche un progetto di andare a convivere assieme. Io ero ancora studente, quindi era una cosa in venire. La cosa è poi finita quando io ho cominciato a cambiare i miei pensieri, nel senso che cominciavo a notare come c'erano delle cose, nelle caratteristiche, sia nella vita di coppia omosessuale, sia proprio nell'atto sessuale tra due uomini, delle cose che non mi tornavano. Non riuscivo più a vederne forse il senso, o non riuscivo più a credere che quello fosse veramente vero per me, per la mia vita. E così, quando ormai le strade cominciavano a essere troppo differenti, con questo ragazzo si è rotto, e in quel momento è stato un momento molto importante nella mia vita perché ero solo, completamente solo, libero da condizionamenti. Ero maturato grazie sia all'esperienza con la psicologa, sia per la crescita, cominciavo a Andrea, essere. scusa se ti interrompo, come ti dicevo c'è la chat, c'è Marco che ti pone una domanda, se ti va di rispondere. Mi piacerebbe sapere se ci sono state difficoltà quando ti sei dichiarato in pubblico, se ti sei scontrato con qualcuno, specialmente in famiglia, e se sì, come si possono superare questi ostacoli? Gli ostacoli più grossi li ho trovati, beh, prima di tutto con me stesso, perché è una grande paura quella che si prova. E poi quella sicuramente in famiglia, perché è un momento difficile, nel senso si dimostra alla propria famiglia che si è qualcosa che gli altri magari non si aspettassero, nonostante avessero già dei dubbi. E soprattutto con mia madre è stato difficile il dialogo. E come superare? Ci vuole molta pazienza e ci vuole molta capacità di ascolto da una parte e dall'altra. Ci vuole anche molta sincerità, perché spesso noi pretendiamo che le altre persone comprendano cose che per noi magari sono chiare, perché quando uno si dichiara spesso è alla fine di un processo, cioè si è passati da dei dubbi a delle difficoltà con se stessi, a un'accettazione e poi all'outing, mentre gli altri hanno bisogno di tempo.
Andrea, ti faccio giusto due domande perché sono collegate. Giuseppe dice: Andrea, hai provato a frequentare posti che non fossero specificatamente gay? E poi Levin dice: vorrei sapere come hai fatto ad avere un'attrazione fisica sessuale per un uomo ed eliminarla sostituendola da un'attrazione sessuale per una donna, il suo corpo. Allora, io ho sempre un po' mal sopportato l'ambiente gay, quello più, come dire, quello più da ho commesso discoteca, quella. più Esatto, non. barcone, diciamo così, un po' quello un po' Esatto, cercavo di troppo. vivere. Ho cercato di. Io non ho mai avuto proprio un gruppo vero e proprio di solo amici gay. Ho sempre avuto la fortuna di frequentare insieme al mio fidanzato persone che vivevano in coppia. Ho frequentato chiunque, nel senso, ho cercato di non chiudermi o, come si dice, ghettizzarmi. Certo. E il passaggio tra ad avere. Come dire, impulsioni sessuali verso uomini a quello di una donna è stato un processo dove io a un certo punto mi sono accorto che negli uomini che guardavo e che mi attraevano cercavo sempre qualcosa che sentivo mancare a me. Io vedevo in un ragazzo tutte le volte che mi piaceva, mi attraeva fisicamente o anche l'aria che emanava, la sicurezza. Erano sempre solo cose che in realtà sentivo mancare a me. E questo pensiero, quando l'ho fatto, mi sono subito accorto come tutta la carica erotica ed emotiva crollava. Subito, nel senso, non era una cosa che mi sono né costruito né ho cercato. Io nel momento in cui sono rimasto solo, ho detto: bene, io adesso cerco di capire cosa voglio dalla vita, però serenamente mi prendo il mio tempo, non mi corro dietro nessuno. E quando ho cominciato a fare questi pensieri, vedevo come cambiava completamente il mio atteggiamento e vedevo come aumentava la mia sicurezza sia nel confronto degli altri ragazzi verso i quali mi sentivo sempre o a disagio o inferiore, e soprattutto verso gli amici maschi. E come dire, ho sentito come un riequilibrare il mio essere, nel senso a viverla in maniera meno nevrotica la relazione verso gli uomini, anche perché avevo. Come dire, in passato ho avuto delle difficoltà grosse in famiglia che mi hanno portato ad avere un rapporto molto stretto con mia madre, molto di protezione, che però mi rendeva molto sensibile alla emotività femminile e che mal tolleravo. E invece molto distaccato rispetto a mio padre. L'ho Andrea, avuto guarda, quanto di altri. diciamo la tua testimonianza ha scatenato il dibattito e c'è una bella domanda che la verità è anche inaspettata. La domanda è posta da Giuseppe, dice, cos'è che ti ha portato, no scusa no, dice, è stato difficile l'incontrario, cioè parlare in pubblico del tuo cambiamento personale? Cioè, Ho tu... trovato. È stato più Sì, ho facile alla trovato. fine il coming out oppure il contrario, cioè dire di essere... di non sentirti gay, ma di sentirti eterosessuale. È stato. Né più facile né più difficile. Sono state cose più facili, nel senso, quando io mi sono dichiarato omosessuale, chiunque ha trovato facile accettarmi, nel senso di dire va bene così come sei, non importa. E questo per dire è stato facile, era più difficile la paura che avevo di una reazione negativa. Quando invece ho detto ragazzi ho sbagliato, nel senso mi sono sbagliato e ho dover dire a tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici, a tutti i miei compagni di università, a chiunque, che non ero gay, non ero omosessuale, è stato difficile trovare credibilità, nel senso ancora oggi. Non tanto i miei amici stretti o le persone che mi conoscono, quanto le persone che gravitano un po' più in periferia rispetto al mio mondo, o anche amici omosessuali, non credono in questo cambiamento. Pensano che io sia un illuso, o sia un represso, o che in realtà non sia mai stato omosessuale. E per questo che in realtà oggi siamo qua, io a testimoniare con la mia No, no, è esperienza e. vero, ma io ti ringrazio, ti ripeto, per la tua testimonianza perché non è schierarsi
se è possibile o non possibile guarire. Ripeto, liberi.tv, in questo caso Spazio Certi Diritti, vuole dare spazio a chiunque. La tua testimonianza è molto preziosa, perché è difficile sentir parlare con naturalezza, come ne parli tu, di una tua situazione personale che solo tu hai potuto vivere e nessuno di noi può giudicarla. Questa la vedo come una cosa fondamentale. Poi io volevo porgerti due domande, sono collegate anche queste, perché Giuseppe dice: cos'è che ti ha portato a voler cambiare? C'è il tuo credo religioso di mezzo? Che importanza ha la religione nella tua vita? Ci trovi qualcosa di colpevolizzante? E poi Marco si ricollega a questa domanda e dice: ti ringrazio per avermi risposto, per curiosità cosa ne pensi delle ultime posizioni della Chiesa nei confronti dell'omosessualità? Perché poi alla fine battiamo sempre... Certo, ma è normale. Quello che vorrei fare prima è una prefazione che non so se è stata già fatta prima, che è quella che quello che si vuole cercare di esprimere con questa nostra testimonianza è quello che venga rispettata la libertà che ognuno ha di determinarsi e di cercare la propria serenità e la propria felicità, e come si chiede che una persona con tendenze omosessuali abbia la libertà di capire se questa è una sua tendenza radicata e possa svilupparla in una maniera più serena ed essere felice con questa vita. Però ci sono molte persone che questa tendenza non la sentono vera per se stessi e cercano una risposta altrove e cercano di sviluppare questa eterosessualità. Il motivo per cui io ho cominciato questa ricerca interiore era una ricerca, penso, naturale che abbia ogni uomo, cioè la ricerca della felicità, che sembra banale, però cercare di sentirsi a posto con se stessi. E a me mancava. E l'hai trovata questa cosa. Alla fine la felicità? Sì, sono molto più sereno, mi sento molto più centrato, è come se avessi trovato il mio baricentro. E questo non è stato subito: sono infelice perché sono gay, nel senso, ho anche pensato omofobia interiorizzata, quello che dicono. Però è stato un processo che ha cominciato a toccare tutte le sfere della mia vita, tutti gli aspetti che non trovavo coerenti con quello che veramente sentivo di essere. E mi sono proprio reso conto a un certo punto che quando io sono cambiato, è come se avessi recuperato quell'Andrea che si era perso da adolescente. Quando aveva 10 anni aveva cominciato ad andare dietro al pensiero degli altri e non più a quello che veramente lui sentiva di essere. È come se avessi ricominciato da quel momento. L'aspetto religioso è un aspetto che fa parte della mia vita, perché io fin da piccolo ho avuto fede in Dio e ho avuto un rapporto molto, come dire, libero e personale. La cosa che posso testimoniare è che ho avuto la fortuna di parlare con dei sacerdoti che non mi hanno mai giudicato e non hanno mai violentemente disprezzato quello che ero, perché io ne parlai già quando ero ancora omosessuale e addirittura ero anche ancora fidanzato. E questi sacerdoti mi dissero, appunto, tu vuoi bene a quella persona con cui stai? E io ho detto sì, certamente. Loro dissero: io non posso pensare che se tu vuoi bene una persona Dio non sia contento di questo e che non c'entri nulla. Però la posizione della Chiesa riguardo è sicuramente vuole essere quella di accoglienza, perché tutti gli omosessuali sono figli di Dio e sono stati creati come tutti noi, nel senso, non è l'omosessuale che è diverso o roba del genere, cioè siamo tutti ben voluti e tutti noi possiamo avere un rapporto personale con Dio. Quello che però desta molto scalpore è molto semplicemente, però non è così semplice, è la sessualità, che è legata strettamente all'omosessualità. E io posso trovarmi d'accordo, perché nel mio ragionare proprio il sesso tra due uomini l'ho trovato sì, tutto quello che volete, ma c'erano delle difficoltà date dalla biologia, data dalla funzione che la natura ha dato a questi organi, che c'è qualcosa che non va, nel senso, è un puzzle che non si incastra perfettamente. E questo mi ha messo molto in discussione. Ti faccio altre due domande, dopodiché purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, però ribadisco, siamo liberi di ospitarti altre volte, anzi io spero che sia tu che Alida vorrete essere presenti
in un'altra trasmissione, magari in compagnia di altri ospiti che potrebbero non pensarla come voi, e magari il dibattito è utile per comprendere meglio quello che voi avete da dire. Io voglio farti ultime due domande, una è da parte di Giuseppe. A quanti anni quanti anni ti sei detto che eri gay? A parte che, a mio avviso, non si dovrebbe parlare di omosessualità o di eterosessualità, basta seguire se stessi. Io aggiungo una cosa, questa è una mia considerazione personale. Se escludessimo il sesso, cioè la parola sesso, comunque l'atto sessuale in sé, e si parlasse invece di amore, cioè tra due persone, indipendentemente dal sesso, quindi un uomo e una donna, due donne, secondo te è concepibile la questione che non sia solo un'attrazione sessuale, ma sia un'attrazione mentale? Visto che Alida parlava anche di neuroni e quindi di pensiero, di quello che uno pensa. Ma guarda, ci possono essere delle grandissime amicizie dove si prova tra due uomini o due donne, dove si prova un grandissimo amore tra le persone, alcune volte anche più grande di un amore di donna. Addirittura questa frase viene anche trovata nella Bibbia. Però, quindi sì, nel senso, io posso provare un amore molto grande per una persona dello stesso sesso, escludendo la relazione sessuale, ma perché ogni mia relazione deve partire da una relazione di amore. Poi bisogna, verso tutti, chiunque. Poi ovviamente ci sono persone che si amano di più e si amano di meno, però la mia, come dire, il mio principio di vita è questo. Qualsiasi persona io incontro davanti deve essere una relazione basata sull'amore, sul voler bene e il bene di questa persona. E però non ho risposto alla domanda di Giuseppe perché non me la ricordo già. La domanda di Giuseppe era quanti anni mi sono dichiarato. Dice, a parte, poi lui faceva una considerazione personale, diceva, a parte che a mio avviso non si dovrebbe parlare di omosessualità o di eterosessualità, basta seguire se stessi. Questa è la considerazione di Giuseppe. Sull'outing che ho fatto è stato a 17 anni. Ed è sulla considerazione, non ho commenti da fare. Va bene, perfetto. Allora, io ringrazio nuovamente Andrea per il suo contributo, ringrazio ancora Lida di Samara per aver partecipato a Spazio Certi Diritti, e a questo punto dopo ricordarle ancora che la regia è stata svolta egregiamente da Donato Valpicella, cedo la linea a Donato per il prosieguo delle trasmissioni e speriamo di avervi nuovamente con noi, questa volta per un dibattito possibilmente non solo in chat ma con dei volti di persone che magari avranno delle domande da porvi. Grazie ancora Andrea, grazie ancora Lida. Ciao e buona serata a tutti, grazie. Ciao.